Ciao a tutti, anche oggi ci troviamo col nostro amico Mosè perché abbiamo un graditissimo ospite come tutti i giorni. Mosè, ci senti? Sono qua, guarda, ti faccio una foto virtuale. Ah, beh, ma oggi ti fai delle sorprese. Che cos'hai dietro di te? Ti faccio sentire l'otturatore. Senti, questo è uno Schneider. Otturatore Schneider. Questo è uno Schneider. Cos'è un arco ottico? Vedi. Hai fatto una sorpresa oggi, allora. Sì, tu sei attrezzato. Oggi però la scena è importante con l'ospite di oggi, La scenografia è importante, capirai. Allora, presentatelo subito il nostro ospite. Guarda, è un ospite interessante, io l'ho intervistato tempo addietro, ho intitolato l'intervista La fotografia che sa di cinema. Lui in fin di conti dice che la sua fotografia è un cinema immobile, così la definisce, per i contenuti e anche per l'atmosfera che riesce a creare, per via anche di una luce continua, gestita con veramente con abilità. Lui ha un grande rispetto per le donne nelle sue immagini e questo continua la tradizione del cinema, cioè le sue donne sono delle dive, quindi ha questo grande rispetto e nelle sue foto si dipana un racconto continuo che diviene, anche se fermo. Io mi sono immaginato che questo personaggio abbia una vita parallela che, di cinema, che la sua vita sia un cinema, che lui veda la vita come un cinema, ha fatto la sua segnato, insomma, è Max Perissi, eccolo qua. Grazie, Max. Buonasera Mose, grande. Buonasera a tutti, buonasera, sono felicissimo di essere. Benvenuto. Grazie, sono felicissimo di esserci insieme al grande Mose Franchi, a lei. Sì, felice di rispondere a qualsiasi vostra domanda. La cosa importante è che, vista questa velocità che ci unisce, noi siamo stati chiusi per 2 mesi e mezzo, no? Se ti ricordi. Tu come hai vissuto questo periodo di clausura fotograficamente? Fotograficamente. Senti, io ho aperto il computer, sono andato a ricercare tutti i file, mi sono riorganizzato tutto quanto per tirar fuori una qualità migliore sui file stessi, quindi l'ho ripuliti, ho riaperto un po' le ombre, comunque l'ho enfatizzati verso quello che erano un po' quello che è il mio, quelle che sono le mie aspirazioni poi fotografiche. Mi piace creare questo surrealismo, quindi anche il rapporto dei chiaroscuri deve essere abbastanza bilanciato e deve essere in funzione a questa atmosfera, quindi ricercare anche nella post-produzione un'enfatizzazione di questo concetto mi è stato utile, devo dire. Ho fatto queste 120 fotografie che ho messo tutte in una cartella, insomma, pronte per l'altra. Tu hai lavorato su Photoshop, noi dicevamo che la tua fotografia, poi dovremmo scorrere alcune, trae origine, si abbina, diciamo, un po' al cinema, si gemella con il cinema. Questa ispirazione da dove nasce? Allora, innanzitutto io sono sempre stato vicino al cinema, perché la mia grande passione latente è quella di fare piccole regie, essere dentro il cinema. Guarda, ti interrompo un attimo, perché lì con Franco ti trovi bene. Lui è fantastico. Mi trovate in compagnia. Vai pure avanti, ti ho interrotto, scusa. No, figurati. E poi ho fatto dei piccoli corti e incominciai... mi ricordo da ragazzino a fare un corto girato con una doppia 8, una Pathé doppia 8, una Pathé 16 doppio 8, la pellicola viene tagliata in due dal 16 mm al doppio 8, giù in Calabria a raccontare un artigiano che preparava le candele, pensa, i ceri, per tutte quelle feste religiose che, lo sai, specialmente durante l'estate in Calabria è piena, quindi queste processioni. Certo. E il titolo di quest'opera era Un artigiano per una festa. Stranamente poi questo lavoro in parte è andato perduto perché fu mandato a Roma per realizzare l'ultima copia e da Roma sparì. Poi ci siamo un po' riorganizzati con i pezzi che non avevamo al momento di utilizzare
e siamo riusciti comunque a rifare qualcosa. Ma l'originale di quel lavoro lì purtroppo fu derubato, in un certo senso, perché loro dichiararono che fu perso, però in realtà ci fu un furto sopra, perché era molto interessante, girata a bianco e nero. Poi ho fatto una scena con Casanova, un altro cortometraggio girato a Venezia in costume settecentesco, che tu puoi vedere qualcosa anche sul mio Facebook, mi sembra aver pubblicato. Sì, l'ha messo, infatti. Poi ho fatto ultimamente La città di Arinta, sempre a bianco e nero, e questo è altre cosette, una parodia dello spot Martini, molto divertente. Ti ricordi il vecchio spot della Martini anni 80, no? Ho rifatto una parodia. Era quello di Fellini, per caso? Credo che l'abbia girato Fellini. Martini, no? Lo girò Fellini negli anni. Sì, quello a bianco nero particolare che lei praticamente esatto. Si incastra con la gonnellina che era fatta a maglia, quindi camminando questa maglia. Non è quella allora. Quello è a Venezia il girato sempre, che c'è lei si smaglia. Sì. Ma comunque l'ispirazione fotografica nasce dal cinema. E quindi tornando alla fotografia, il cinema mi è molto vicino e di conseguenza io tento comunque di raccontare delle storie anche con delle immagini ferme. Credo che comunque la fotografia debba sempre raccontare una storia, in una sorta di cinema immobile. Però mi stavi chiedendo da dove viene questa terminologia, questo logo, insomma. In realtà nasce da un dialogo che io ebbi con un artista che è ancora vivente, un certo Marco Marchiani, in arte Mavilla, che lui fece riferimento al cinema francese, Bonnuel, Il porto delle nebbie, insomma fece questo accostamento. Mi dette questo input, è uscito fuori questa terminologia insieme, sembra una sorta di cinema, e io dissi immobile però, allora uscì fuori cinema immobile, ed è rimasto perché era molto simpatica. Ed è rimasto un po' questo logo, diciamo. Ecco, di quel cinema, quello di Buñuel, anche quello dei grandi francesi, è rimasto il bianco e nero. Comunque tu ami molto. È rimasto il bianco e nero, questi grigi eteri, queste enfatizzazioni col bianco e nero delle figure, insomma. Poi la vita è un grande teatro, è un grande palcoscenico cinematografico, quindi basta affacciarsi in qualche maniera, senti il cinema, no? In qualsiasi evento, in un matrimonio, in una strada, in una festa, ovunque vedi del cinema. L'iperrealismo poi, in un certo senso. Sono convinto di questo. Ti faccio una domanda che può sembrare assurda, ma in realtà secondo me non lo è. In fin di conti, per uno che come me è nato in paese, no? Tu sei nato a Firenze, abiti a Firenze. Firenze, proprio, ecco, sì. Proprio direi il polo del Rinascimento, in un certo senso. Sì. Quanto ti ha dato la città, l'arte, tu, alla tua fotografia, alla tua cultura, alla tua idea di immagine? Certo. Vivere un ambiente artistico di grande bellezza, come sono le città d'arte, come Venezia, Firenze, Roma, Napoli, è chiaro che ti dà un arricchimento continuo giornaliero, perché basta camminare in un'armonia che tutto quello che poi succede riceve un contributo armonico di bellezza, e quindi vivere in questo contesto è sicuramente un punto a vantaggio per chi abita. Perché senza neanche saperlo, no? Assorbi come una spugna, no? Una spugna creativa, tutta quella bellezza di ogni angolo di questa città. Insomma, i musei, quando vai dentro a un museo ti arricchisci, anche se non lo sai consapevolmente. Ti contamini, ti contamini. Certo, ti contamini, usando un termine di questo periodo. Esatto. Certo, una sorta di contaminazione. Ti togli la mascherina e ti contamini. No, infatti esatto.
Guarda, un grande fotografo matrimonialista, che adesso non c'è più, un amico peraltro, mi dispiace, e si chiamava Oreste Pippo, io lo dicevo a lui, in fin dei conti tu fotografi a Napoli, no? Vuoi mettere fotografare a Napoli? Vieni a fare il matrimonio a Sesto San Giovanni, e vedrai che è differente, no? Ma differente non tanto per lo scenario, quanto per quello che senti, per come sei, per come sei diventato, per il tuo percorso personale, no? Questo è quanto, giusto? Sì, indubbiamente io riservo molto spazio alle emozioni del momento, certo, perché non puoi programmare completamente tutto al tavolino, no? Devi lasciare un buon 40% alle emozioni del momento, anche per... Io normalmente quando creo un'immagine pubblicitaria, visto che ho un po' questa piccola capacità con la matita e quindi spesso e volentieri faccio dei piccoli layout per le mie foto o comunque traccio delle idee su carta, però mi riservo tantissimo al contributo che dà il momento, che danno sicuramente i personaggi. Io, anche se l'ultimo lavoro che ho fatto, per esempio, sulla città di Arinta, che racconta la storia di un centro storico in abbandono, dove in realtà poi ha vissuto nel 500 una regina che si chiamava appunto Arinta, ma ho tracciato una sorta di storyboard per avere un'idea di sequenza di immagine, però ho lasciato molta libertà nel dialogo, nell'azione e anche alla improvvisazione di quello che sarebbe successo in quel momento. Bravo, giusto, da giusto. Parte degli attori. Io certo, ho dato un indirizzo, no? Però non gli ho detto fai così perché deve... No, fai! Certo, e lì viene fuori qualcosa di più, secondo me. È un po' quello che succedeva nell'imperialismo, poi, alla fine. Certo, certo. Io ti chiedo una cosa. Una curiosità, Mosè, mi consenti? Certo, vai pure. Allora, sicuramente avrai fotografato, avrai fatto tanti servizi, tanti personaggi. C'è un episodio, una storia che ricordi particolarmente, che te la ricordi particolarmente, che ti piace ricordare? Una bella domanda questa qui, ci devo pensare un attimo. Ma senti, un personaggio, un servizio, ecco, che ricordi particolarmente? Magari sì, incontrare per esempio una musa ispiratrice per fotografie di un certo tipo, quello può essere un fatto condizionante alla qualità dell'immagine stessa. Infatti poi con gli stessi personaggi che ti trovi bene, che ti ispirano, lavori anche continuamente, no? Magari ti ripeti anche un po' troppo per la paura di non riavere più quelle condizioni lì. E ci sono stati dei personaggi, mi ricordo una top model degli anni 90, una con gli occhi chiari, che fra l'altro Alberta Tiburzi, con la quale Alberta Tiburzi lavorava spesso, mi ricordo. E ora il nome Diane Taylor, qualcosa del genere, una con gli occhi glaciali, mi ricordo, azzurri, che era fantastica. Che era... Ma per esempio a Mose piace molto una tipa dentro un costume a strisce, no? Ma anche quella era particolare, che poi il volto di questa donna qui, la faccio vedere, scusa, ho perso le cuffie, scusa un attimo, il volto di questa donna che a Mose piace molto, io l'ho trasformata con la barba, però vedi Mose? Certo. Questa è quella. Questa, sì, lo so che tu la preferisci nella versione, che è quella, la foto originale, no? Che sì, poi certo. era abbastanza surreale, perché in fondo poi sull'angolo sinistro, guardandola, sull'angolo sinistro nostro dell'immagine, ci sono anche dei piccoli uccelli in volo, quindi. Però è lei, questi volti particolari, vedi? Senza occhi questa modella, Sì, 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 è vero. E lei, però certo, vedi certo. Come si può poi con la post-produzione farla diventare un'altra cosa? Sì, certo. Sì, è vero. È un'altra cosa. Della,
della post-produzione ti chiederà Franco sicuramente. Sì, quello prego. Che ti chiedo una cosa, io ho visto nelle tue immagini che tu hai ripercorso un po' la storia della fotografia a Firenze, no? C'è una bellissima immagine tua, molto bella, che ricorda un'americana a Firenze degli anni 50. Esatto. Lo scatto di Ruth Orkin, no? Sbaglio. Esatto, esatto, esatto. E no, c'è un'altra che è molto bella, fatta con una donna con un falco. Di esatto, la ragazza con l'aquila. Di fronte al Bar delle Giubbe Rosse. Esatto, esatto. Che poi tra l'altro il Bar delle Giubbe Rosse era un tempio del futurismo fiorentino. Esatto, no? infatti. Ti chiedo, io non voglio parlare di imitazione, voglio chiederti corsi. Qual è lo stimolo che ti porta a ripercorrere l'esperienza allora, di a replicare? Allora, Ruth Orkin nel 54 mise in scena quella ragazza americana che passava, non fu una foto casuale, ma fu una foto messa in scena. Sì, è vero. Ed è lì quello che quando io ti parlo di direzione artistica, è appunto quella capacità di mettere in scena, poi può fotografare chiunque una volta certo. Che metti in scena, no? Da una certo, parte, certo. Da quell'altra, di fronte, ognuno farà la sua fotografia, ma impacchettare, mettere in scena, avere l'idea di quell'immagine lì, quella fa parte della direzione artistica del creativo. Allora, quella foto mi è piaciuta tantissimo, è un'icona della città di Firenze, di un caffè storico ancora esistente, che conserva ancora tutti gli arredi di quel periodo, tra l'altro, che si chiama Gilli. Certo. Io ho voluto confrontarmi con un'immagine meravigliosa, imbattibile, anche perché poi prima c'era il marciapiede rotondo, adesso il marciapiede dritto, sono cambiate un po' di cose, e ho provato a ripercorrere 50 anni dopo, o 40 certo. 40 anni dopo, perdonami, 40 anni dopo, nel 94, da 54, nel 94 la stessa situazione con i personaggi del 1994, che erano poi tutti gli amici, eccetera, eccetera. Guarda caso, quella foto poi, sulla scia di quella della meravigliosa di Duo, ha fatto il giro del mondo anche la mia. Certo. Tanto che un'azienda milanese, la Huhus Abbigliamento, sì, famosa, sì. Una volta mi arriva una telefonata e dice: Max, ecco lì, guarda la foto. Esatto, sì. Ce l'ho laggiù, guarda, la vedi? Ah, esatto. Sì, la sto vedendo a vita, sì. Ce l'ho anche a casa grandissima, non so se la vedi. Sì. La vedo. Sul fondo. E insomma, praticamente un'azienda animale dice: si verrebbe a Milano, noi vorremmo utilizzare questa sua immagine per un nostro utilizzo pubblicitario, eccetera. E fu la mia prima grande vendita. 15.000 euro più IVA, penso un po'. Ti posso dire una cosa? Tra l'altro, tu hai ragione di questa messa in scena casuale, perché quella ragazza, Ruth Orkin, l'aveva incontrata in viaggio, non era una sua amica, era casuale. No, no. Però tu hai fatto bene a mettere l'uomo della Lambretta, perché tu sai che anche l'uomo della Lambretta allora ebbe una storia. Quest'anno, in questi giorni si celebrano i 90 anni di Clint Eastwood, no? E quell'uomo l'uomo della Lambretta, nella foto di Ruth Orkin, era uno che è diventato ingegnere, che ha sposato una Falk, ha vissuto in America, ha fatto fortuna, ed era molto amico di attori e imitava perfettamente Clint Eastwood, pensa. Fantastico. Guarda che poi tra l'altro è vissuto tantissimo, è morto 2-3 anni fa. Ma pensa, poi io su quella foto lì ho ritrovato alcuni personaggi viventi fino a qualche tempo fa, insomma, uno aveva un garage nel pieno centro di Firenze, insomma, certo. C'è tutta una storia poi, anche con questi ragazzi, sulla mia fotografia, anche lì c'è una storia, sono un paio di ragazzi che purtroppo non ci sono più perché uno poi ha avuto una brutta malattia, insomma, certo. Diventano icone. Questa, infatti, la mia poi fotografia, American Girl in Italy 40 anni dopo. Sì, beh, American Girl 40 years later. Guarda che tu ed è diventata famosa. No, poi, quella di Giubbe Rosse,
quella alle giubbe rosse, chiamo mia figlia Lucrezia, sì. Aveva questa, gli trovo un'aquila, voleva essere la vera quest'aquila, poi a un certo punto abbiamo avuto difficoltà, i falconiere volevano un sacco di un sacco di menate, come sempre laddove non c'è una produzione dietro, capito, frugando di tasca si deve un pochino arrangiare. Riunì tutti i miei amici, gli artisti, i comici, perché ci sono dei comici fiorentini lì anche a sedere, e feci il prete, la monaca, vestiti da prete, da monaca, e feci questa scenetta, fra l'altro anche filmata, di questa ragazza che passa in maniera surreale e tutti a guardarla in un gesto, capito? Anche quella era carina. E quella, credo, diventerà nel tempo un'immagine iconografica delle giubbe rosse. Sì, poi sì, le giubbe rosse, come dicevi te bene, nacque futurismo per la parte fiorentina, insieme a San Marco, al Caffè San Marco, però una sede importante fu appunto le giubbe rosse. Infatti qua, all'interno di questo locale, fino a poco tempo fa, c'erano tutti i quadri originali del futurismo. Poi certo, è stato venduto, adesso è chiuso, penso un po' che storia. Tu pensi che l'ultima volta che sono venuto a Firenze ho incontrato un tuo collega proprio alle giubbe rosse. Una cosa ti volevo chiederti, quindi vedi che ripercorrere le foto è importante, perché Firenze, secondo me, ha dato molto a quella foto di Ruth Orkin, ma anche quella foto ha dato molto a Firenze, i vitelloni italiani, no? Ce n'è uno che fischia. Certo, il vitellone è un classico italiano. Anche sì, perdonami. No, ti chiedo una cosa adesso, passo un attimo. Quindi tu mi dici, anche qui ho filmato, questa è una domanda cara a Franco Cesti che ci ascolta. Tu consigli a un fotografo anche amatore, di in qualche caso, di girare un'immagine, sì, e non solo di scattare? È importante secondo te? Io lo consiglio a tutti, perché crea una sorta di emozione diversa e forse anche più completa, va oltre quasi la fotografia, il cinema è più completo, certo, perché c'è movimento, ci sono milioni di espressioni, addirittura, vedi Mose, oggi avendo per esempio una Black Magic da 8K, sì, tu potresti lasciare a casa benissimo la macchina fotografica e fare piccoli filmatini sempre e tirare via in Photoshop, estrapoli il fotogramma che più ti serve. Sì, sì. Però piccoli, corti da 30, da poca roba, insomma. Sì, no, ma quello che voglio intendere io non è tanto nell'utilità, nella abilità. Io quello che intendo, il linguaggio cinematografico va affiancato a quello fotografico. Cioè, tu sei a Firenze, sei in gita, fai delle foto alla moglie, ma fagli anche un video, un po' questo che voglio dirti, fai le foto alla fidanzata, fagli anche un video. Questo qui è corretto, secondo te, in questo caso qua, questo, la mia domanda era semplice, se vuoi. Secondo me il passo è quasi inesistente. Tra la fotografia e il cinema, il passo è talmente sullo stesso gradino, diciamo. Passare al cinema e viceversa, insomma, credo ci sia un confine così netto. È chiaro che quando devi fare un film è chiaro che ci deve essere una storia, ci deve essere tutto quello che è sceneggiatura, regia e cavolo. Però la fotografia in sé, la ripresa nel set, poi scattare, poi girare, poi far tutto, ti rimane un sacco di materiale. Certo. Senza confine fra queste due arti, insomma. Ecco. Vedi, Franco, hai trovato un tuo amico, vero? Vedi. Posso dirti però, allora, che purtroppo, secondo me, invece questo gradino tra la fotografia e il video, nei fotografi non è vissuto così bene, nel senso, uno si sente più fotografo e meno predisposto a una ripresa cinematografica. Invece, secondo me, l'evoluzione del fotografo per il futuro dovrà quello di fare un gradino più, un passo in più e magari muoversi anche nell'ambito dell'immagine in movimento.
Ma la letteratura, ora io non ricordo esattamente i nomi, in questo momento mi sfuggono, ma quanti capolavori filmici hanno fatto certi fotografi famosi anche? Cioè, ci sono anche lo stesso Aldo Fanlai fa dei piccoli corti, È vero. Il passo è breve, secondo me non c'è neanche un... come dire, un limite, è una conseguenza. Oggi sono pochi, è facile. Sono pochi. Sei d'accordo? Sono d'accordo, sono pochi perché hanno paura. Forse perché... Questo momento di, perché secondo me il fotografo invece avrebbe molto da dire anche in quell'ambito, specialmente nei corti. Soprattutto nei corti. E quindi c'è questo passo culturale che molto probabilmente anche un po' tutti i fotografi devono vincere, quello sì. Tornando invece poi alla post-produzione, che mi interessa, quanto è importante per te la post-produzione? Per me è importantissimo, perché la fotografia finisce laddove decidi tu che sia finita. Che la ripresa fotografica, sì, chiaro, ci dovrebbero essere delle condizioni di un certo tipo che tu predisponi, pensi, immagini, però la fotografia finisce quando tu decidi, adesso a questo punto, ok, io aggiungo per esempio nella post-produzione certi elementi che rafforzano la storia, che sarebbe impossibile farli direttamente, per esempio, una barca sul fondo per creare un pathos diverso. Io posso anche fotografare la fotografia su un fondale neutro e poi rifarmela tutta in post-produzione. Sì, probabilmente i puristi della fotografia diranno sì, ma l'hai fatta. Ma non è vero, perché sono sempre elementi che io fotografo, che poi aggiungo, mescolo, tridimensionalmente dovranno funzionare, chiaramente le prospettive dovranno funzionare, però la fotografia mi piace sapere che finisce quando decidi di finirla. Infatti anche riprendere certe fotografie o aggiungere o togliere alcuni elementi magari anni dopo può essere utile, ecco. Interessante. Bella, questo è molto interessante. Ascolta, due domande veloci. Qual è l'ottica che preferisci usare, se c'è, e qual è la fotografia che preferisci tra le tue? Allora, parlando del... certo, se dovessi fare un ritratto, parlando di un full frame, andrei da col classico 85. Okay. Però l'ottica forse quella più vicina all'occhio umano credo sia un 40 mm, un 35. E con quello ci fai un pochino tutti, col 50, sempre parlando di un full frame, se vai chiaramente un APS-C un pochino meno. Ma credo l'obiettivo ideale con cui ci puoi far tutto, ma hai un 40, un 50, io credo. Ottica fissa o zoom? È molto più comodo con lo zoom. Oggi abbiamo raggiunto anche delle qualità molto buone. Quindi sì, io prendo uno zoom di qualità, cerco di prenderlo, magari me lo fitto. Per esempio, ultimamente ho fatto moda abbastanza su uno stile classico di strada e ho lavorato molto bene con l'80-200-28 della Nikon, per esempio, 70-200-28, l'ultimo con tutte le stabilizzazioni. Grande, che non è mio, ma me l'ha sponsorizzata addirittura la Nikon, l'ho chiesto e me l'hanno mandato tramite la Nita, un'assistenza a Firenze. L'ho usato ed è un grande obiettivo, ho usato la 8-10 addirittura. Addirittura. E la foto preferita qual è? La mia foto preferita? La mia foto preferita. Io sono legato a una foto, vediamo se ce l'ho, una foto abbastanza storica, Taxi con vista, che era okay. Quella... Te la faccio vedere, aspetta. Fammela vedere. Però
E quella è una foto che ho fatto con una Mamiya Press negli anni 80 ed è forse la mia prima foto storica bella. Bei ricordi della Mamiya Press. Sì, vediamo se avevo 20 anni, quindi... Pensa, vedi, no, no, non ce l'ho Mose qui, questa foto. Guarda che bella questa. Bella. Bella, Sì. Anche questa è costruita, Mose. Anche conto. Se questa è una foto degli anni 80, però è un montaggio fatto direttamente su carta fotografica, con la stampa fotografica. Io mandai alla Condenast, che poi era... Questa è stata fatta su un fondo bianco. Poi il resto è stato aggiunto dopo. Ma io già allora pensavo di costruirle le mie foto. Bella, vero Franco? Bellissima, molto bella. Molto bella. Addirittura questa è un po' strana, te la voglio fare. Anche questa appartiene... la vedi? Sì, certo. Sì. Molto bella anche quella. Anche questa, questo surrealismo, questo mostro. Aspetta, ma quella del taxi, e non ce l'ho, ce l'ho tutte. È bella anche quella del treno, Anche quella del treno è bella, sì. Sono tutte da stampare, Mose. Capito? Ascolta, sono tutte virtuali. Dobbiamo fare una mostra, Max. Dobbiamo dobbiamo stampare. È vero, Franco, dobbiamo organizzare una mostra. Queste foto devono essere assolutamente valorizzate ancora di più con una mostra fatta ad hoc in fine art, presentata bene, sarebbero spettacolari veramente. Ci vuole uno sponsor, ragazzi, però, perché per fare la mostra da solo, avendo famiglia che ti chiede sempre, è dura farla. Ci vuole uno sponsor. Lo troveremo, ragazzi. Dai, si troverà uno sponsor. Oppure invece di fine art le stampiamo su carta fotografica normale a stampante, che poi la fine art è un sapore diverso, credimi, quando particolare prendono ancora un sapore completamente diverso. Lo so, però anche il portafoglio prende un sapore diverso. Quello sì. Davanti a immagini così belle bisogna avere il coraggio di valorizzarle per quelle che valgono. Guarda che bella questa, fammi vedere l'ultima. Ah, che è mia. La che vedi? Bella. Sì, la vedo. È bellissima. È bella questa, molto bella. Questa praticamente sono dei ritratti con la genialità, semplicemente con un intervento geniale, basta una pezzola in testa, però dentro una pelliccia e rasenta quasi la pittura per una fotografia di questo tipo. È vero. E c'è il particolare, glielo devi mettere. Particolare è questo, a parte i capelli, che anche lì ritocco poi alla fine, perché sono i suoi regolari. Sposto riccioli, l'incremento, capito? La fotografia finisce quando io decido che sia finita. Ti faccio una domanda che forse presuntuosa, visto che si parla spesso degli epicentri della fotografia, no? Si parla anche della derivazione geografica, no? La Media Europa, l'Ungheria, l'America. C'è secondo te una scuola fiorentina di fotografia? La scuola fiorentina di fotografia c'è, secondo me. Sì, c'è. Il capostipite, che fra l'altro è mio mentore. Io mi sono, oltre a Giampaolo Barbieri, un po' il Mutinuto, eccetera, Aldo Fallai è stato il caposcuola di questa scuola fiorentina che vede dei nomi, Andrea Varani, vede Roberto Quagli, allora c'era Riccardo Bagnoli, poi si è trasferito a Firenze, ma nasce a Firenze, a Milano, poi, ma nasce a Firenze. Poi chi c'era? Guido Argentini, fiorentino anche lui. Certo. Poi anche in America Guido Argentini. Guido Argentini, poi c'è con la zia Ricca a Los Angeles. Si è andato a farsi mantenere, fa il fotografo artista. Poi miei, ma è bravo poi. È bravo, molto. Quindi bravo. Voglio dire, no. Un altro raffinatissimo per me della scuola fiorentina, che vive in giro ormai anche in Messico perché c'ha la casa,
e Andrea Varani. Varani. Però erano tutti i miei, addirittura quasi... io ero un po' il mentore per loro, perché certo, avendo una certa età rispetto a loro, loro sono 10 anni sicuramente minori a me, e di conseguenza io rappresentavo un po', io vengo dopo il Fallai, perché il Fallai ha 5 anni più di me, 4-5 insomma più di me, io poi rispetto ai ragazzi ne ho 10 di più, eccetera. Però questa era la scuola fiorentina, e c'è una secondo me un'impronta che fa un po' di diversità rispetto ai tecnici, al di là di certi nomi importanti che abbiamo conosciuto anche a Milano, insomma, eccetera. Ma a Firenze c'è una buona scuola. Oggi posso dire una cosa? Faccio un giudizio esteriore, perdonami, cioè, anche se poi tutto parla, tutto fa fotografia, no? Io quello che ho notato è a Firenze un'eleganza di fondo, no? Se noi dobbiamo accomunare le tue foto, quelle del Fallai, metterle insieme, mescolarle quasi, ne esce fuori eleganza, no? Ne esce fuori grandissimo rispetto per il soggetto, per la donna, e una grande eleganza. E tu immagini che io ho avuto la fortuna di incontrare Fallai alle Giubbe Rosse, e ho riconosciuto da lontano Fallai perché è arrivato elegantissimo, panama bianco, giacca rossa. Il dende un po', Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio. E allora, a Firenze c'è un po' questo, secondo me. Non è una fotografia casual, se vuoi, no? C'è un'eleganza di fondo che, peraltro, tu porti avanti con energia, credo. E questo è un merito che ti do. L'ho detto anche in presentazione, tu porti avanti con energia questa eleganza di fondo che è cittadina, secondo me, che è vostra. Questo ti ringrazio. Sì, è il salotto buono dell'Italia, insomma, se vuoi. In un certo senso sì, la fotografia sì. È il salotto buono dell'Italia, la città di Firenze. Anche se in certi aspetti è becera, perché poi c'è la parte anche becera della città. Però, insomma, il becero cittadino fiorentino è comunque anche simpatico, volendo a dispetto, al contrario, viceversa di altri. Sì, Firenze ha questa eleganza. Guarda, manca l'aggressività, non è una fotografia aggressiva, non è una fotografia di mezzi toni. Se vogliamo, capito? Ti faccio un'ultima domanda, guarda, che è importante, poi ti lascio. E le rubo queste foto, bellissime anche questa, bellissima. È un racconto, guarda Franco, guarda quanto è bello. Bellissima, sì. Io ti chiedo una cosa, guarda, noi gestiamo una piccola accademia, Franco ne è il titolare, io cerco di dargli una mano. Vengono da noi molti giovani con la macchina fotografica, con delle speranze, spesso con delle ambizioni amatoriali o anche, se vuoi, semi professionali. Tu quale consiglio dai oggi a un giovane? Il consiglio che posso dare al giovane è questo: sostenere questa passione, o comunque possedere questa passione al di sopra di tutto. Se lui ha dentro di sé, conserva questa passione forte, si manifesta in forza d'azione, in creatività, in benessere per lui. E quindi, però deve essere una cosa al di sopra di tutto. Se è sì, vabbè, faccio due fotografie. Una passione vera porta al successo in qualche maniera, perché stimola il meglio di ognuno di noi. Però deve avere passione, una grande passione al di sopra di tutto, insomma. Devi mettere questa cosa come prima cosa nella vita. E poi una cosa importante, non perdere mai la parte infantile, la parte del ragazzo, la parte dei giochi. I giovani devono conservare questa grande proprietà di essere giovani. È un bene che loro hanno. Cioè, la giovinezza, il gioco, il pensiero, il bambino che è in loro è quello più creativo. Questa parte non la devono cercare di non perderla mai, perché è quella che gli darà creatività e successo. L'ultima domanda è, questa è banale, no? Tu sei sempre giovane, guarda, cioè, tu hai questi capelli, dimostri sì, che medicine prendi? Mangi pellicola, cosa prendi? Cosa prendi? No, dice, che medicine prendi? No, perché poi niente, genetica. Cioè, è così. Mangio bene, ma insomma, mangio di tutto. Veniamo tutti a Firenze, allora. No, ma...
Guarda, io ho visto l'immagine di mia madre all'ultimo momento, quando se n'è andata, ma non per anzianità, per un malaccio, che poi, però lei, mi ricordo, aveva un décolleté, sì, talmente liscio, talmente a 85 anni, che neanche una ragazzina ce l'ha. Quindi è un patrimonio genetico che in parte forse ho un pochino anch'io, magari ho ereditato da lei, ma non lo so, ecco, forse dipende solo da una genetica. Franco, il fatto dei capelli che ti rimangono attenti, quello è genetica, non ci fa nulla. Comunque, Franco, mi sa che dobbiamo andare a vivere a Firenze e te. Mi sa di sì, gliel'ho già detto, mi sa che dobbiamo trasferirci lì. Senti, io ti saluto, per ringraziare davvero tanto Max per la piacevolissima chiacchierata che ha avuto con noi. Mi auguro di poterlo incontrare di persona, quindi perché no, conoscerci di persona sarebbe magari veramente una parte mia, e magari anche l'occasione di venire presso la nostra Accademia per incontrare i nostri amici che magari potrebbero fargli dal vivo sicuramente delle domande interessanti. Quindi io sicuramente vengo. Voi appena si normalizza tutto, basta che mi fate uno squillo, mi invitate, io vengo volentieri a qualsiasi parte. Perfetto. E porta le fotografie anche, porta le fotografie, mi raccomando. Porto le fotografie tranquillamente. Ora prometto che le stamperò in un formato decente, almeno 30-45, 30-40. Bene. Porta le fotografie, d'accordo. Va grazie bene. Mille. Ciao, grazie, ragazzi. Ciao.